Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi torneremo a parlare di tematiche fantastiche a metà tra il nostro mondo e quello antico. Lo spunto nasce dalla rilettura della saga di Harry Potter, che pur trattandosi di un libro per ragazzi si presta davvero molto bene ad analizzare tematiche di questo tipo. Non tutti gli elementi fantastici della saga sono infatti un'invenzione dell'autrice. Al contrario, molto spesso la Rowling ha assorbito e fatto propri miti, tradizioni e credenze provenienti da tanti luoghi anche lontani nello spazio e nel tempo che di volta in volta ha reinterpretato a seconda delle esigenze. È il caso ad esempio di molti degli animali fantastici che Harry incontra nel corso della storia. Alcuni sono per così dire originali, ma non tutti, e sarà di questi che parleremo oggi, andando alla ricerca di tre animali fantastici di Harry Potter nella mitologia greca. Fuffi. Nel capitolo 9 di Harry Potter e la pietra filosofale, Harry e i suoi amici giungono nel misterioso corridoio proibito al terzo piano e si trovano davanti un essere mostruoso. Stavano fissando dritto negli occhi un cane mostruoso, un bestione che riempiva tutto lo spazio tra il soffitto e il pavimento. Aveva tre teste, tre paia di occhi roteanti, lo sguardo folle, tre nasi che si contraevano e vibravano nella stessa direzione, tre bocche sbavanti, con la saliva che pendeva come tante funi viscide dalle zanne giallastre. Con tutta la naturalezza del mondo magico di Hogwarts, la Rowling ci presenta un cane a tre teste. Ce lo presenta quasi come se fosse una specie animale, una razza di cane potremmo dire, che tutto sommato si distingue dalle altre solo per avere tre teste. Ma prima di giungere nelle grazie di Hagrid, questo animale insolito viveva nel mondo mitologico greco, dove non era solo una razza canina, bensì un vero e proprio mostro dotato di una sua unicità e di un suo ruolo specifico. Il suo nome era Cerbero e stava di guardia all'Ade, il regno dell'oltretomba. Cerbero impediva l'accesso ai mortali, spaventando gli incauti viaggiatori coi suoi latrati abominevoli. Non un cane a tre teste dunque, ma il cane a tre teste. Al di là del nome, che è stato chiaramente oscurato, Cerbero e Fuffi hanno molto in comune. Tre teste, tre bocche, tre paia di occhi. Sono entrambi descritti come un grosso mastino mostruoso e che ne dica Hagrid dal carattere aggressivo. Non solo. Entrambi sono di guardia a qualcosa, qualcosa di oscuro che è precluso ai comuni mortali. Quando Harry e gli amici vanno poi ad affrontare Fuffi, portano con loro un flauto. Hanno infatti scoperto che il cane si addormenta facilmente con la musica, tanto che ad Harry basta suonare qualche nota che le palpebre del cagnone cominciarono a socchiudersi e alla fine crollò a terra profondamente addormentato. Si potrebbe pensare che questo sia un escamotage inventato dalla Rowling, ma non è così. Anche Cerbero, come Fuffi, ha un debole per la musica. Il mito ci racconta infatti che Orfeo, uno dei più abili cantori dell'antichità, fosse giunto sulla soglia dell'Ade per salvare Euridice, la sua innamorata, da una morte prematura. Fu Orfeo a dare l'esempio per la ninna nanna di Fuffi. L'uomo portò con sé una lira e suonò con tale grazia che Cerbero si addormentò, lasciandolo libero di passare. Non sarà del resto un caso che nel sedicesimo capitolo di Harry Potter, Raptor abbia superato l'ostacolo del cane a tre teste con un'arpa, che è del resto uno strumento musicale molto simile alla lira di Orfeo. Certamente, in un libro per ragazzi, qual è Harry Potter, Cerbero è stato accettato solo come creatura materiale, privata cioè di ogni simbolismo di cui invece il mondo greco lo caricava. Nell'antichità, infatti, le tre teste di Cerbero rappresentavano il tempo, passato, presente e futuro, perché, come il tempo, divorano ogni cosa. Solo le imprese eroiche sono in grado di abbattere questo mostro, imprese come quelle di Orfeo o di Ercole,
che sconfigge Cerbero nella sua 12ª fatica. E questo perché solo le azioni eroiche sopravvivono al tempo, quando invece gli uomini ne sono divorati. Vale la pena di ricordare che il cane a tre teste Cerbero era famosissimo già prima che i film di Harry Potter ce ne consegnassero l'immagine. Il mito giunse infatti al mondo medievale e Dante Alighieri lo inserì nella Divina Commedia, dove con le sue tre teste e tre bocche latranti Cerbero è di guardia al girone dei golosi, qui in realtà molto più antropomorfo e anche con barbe ed occhi demoniaci, che erano decisamente troppo scuri e malvagi per entrare nei corridoi di Hogwarts. Fiorenzo e gli altri centauri. Rimanendo in Harry Potter e la pietra filosofale, giungiamo nell'episodio in cui Harry, Hagrid e Hermione si recano nella foresta proibita ad indagare sulla morte di un unicorno. È qui che per la prima volta i ragazzi incontrano un centauro, strana creatura che la Rowling descrive in questo modo. Fino alla cintola era un uomo, con barba e capelli rossi, ma dalla vita in giù aveva un corpo di cavallo di un bel castano con una lunga coda rossastra. Il suo nome è Ronan e non è l'unico centauro a comparire nella saga. In Harry Potter e l'Ordine della Fenice, un secondo centauro, Fiorenzo, diventa professore di divinazione al posto della Cuman. E in entrambe le occasioni l'autrice sottolinea quanto i centauri siano esseri riflessivi e pacifici, per citare Hagrid, sempre lì che guardano le stelle e sempre per fatti loro, creature quindi profonde che sanno un sacco di cose, anche se non sono dei gran chiacchieroni. Come Cerbero, anche i centauri hanno origine nella mitologia greca, ma forse vi sorprenderà a scoprire che il loro contegno sobrio non è altro che un'invenzione della Rowling. Pur restando infatti individui col busto di uomo e il corpo di cavallo, i centauri del mito sono una popolazione barbara, violenta, lussuriosa e sempre dedita al bere e alle violenze di gruppo. Erano alle origini, per così dire, dei grandi fan del dio Dioniso, e questo vuol dire che bevevano come spugne. Erano poi litigiosi e attaccabrighe, e si racconta che alcuni di loro fossero stati cacciati dalla Tessaglia per aver tentato di rapire e profanare la sposa del re dei lapiti il giorno delle nozze. Chirone fu l'unico centauro del mito a rappresentare un carattere virtuoso. Fu maestro ed educatore di eroi come Ercole, Achille, Giasone. Era rinomato per la sua saggezza e per il senso di giustizia, oltre che per essere un grande esperto di medicina. Forse fu proprio questo il personaggio a cui si ispirò la Rowling per creare i suoi centauri. Del resto, secondo la visione antica, questi uomini, in quanto metà uomini e metà cavalli, erano il simbolo portato alle conseguenze estreme di tutti i difetti e di tutti i pregi del genere umano. A tal proposito, lasciatemi aggiungere un paio di curiosità. Un esempio di centauro violento si trova, a dispetto delle solite storie edulcorate, nel film della Disney Hercules, nell'episodio in cui il protagonista incontra Meg. Perdonatemi, mio buon... signore! Si tratta di un personaggio vero del mito di Ercole, Nesso, il quale fu proprio la causa della morte del grande eroe. La seconda curiosità è più che altro una critica personale rivolta alla nuova traduzione dei libri di Harry Potter che ho consultato proprio per scrivere questo video. Nella nuova versione il nome del famoso Fiorenzo è stato cambiato in Firenze. Ok, sarà anche il nome originale, ma non so, esprimetemi la vostra solidarietà se anche a voi si è spezzato il cuore. La Sfinge. Concludiamo con un animale fantastico che forse alcuni di voi avranno dimenticato perché non è stato così fortunato da finire nei film. Siamo nel libro Harry Potter e il Calice di Fuoco e il protagonista sta affrontando l'ultima prova del torneo Tre Maghi quando nel labirinto davanti a lui scorge uno strano essere. Era una sfinge. Aveva il corpo di un leone molto grosso, enormi zampe dotate di artigli e una lunga coda giallastra che terminava con un ciuffo marrone. La testa invece era di donna.
La Rowling descrive la Sfinge che va avanti e indietro nel labirinto, sbarrando ad Harry la strada. E quando lui le chiede di lasciarlo passare, lei gli propone un enigma. Solo se il ragazzo sarà in grado di rispondere correttamente, lei lo farà passare. Siamo ancora una volta davanti a quella che sembra una razza di qualche strana bestia e non davanti ad un personaggio dotato di una sua unicità, come invece doveva apparire la Sfinge nel suo originale greco. La Sfinge compare per la prima volta nel mito di Edipo, uno dei personaggi più famosi della mitologia antica, e anche qui descritta come un mostro col corpo leonino e il volto di donna. Come la Sfinge di Harry Potter è poi di guardia ad una parte del labirinto e ostacola i maghi del torneo proponendo loro indovinelli, la Sfinge del mito greco è di guardia all'ingresso della città di Tebe e qui pone indovinelli ai viaggiatori, strangolando o divorando tutti coloro che rispondono in modo errato. Il mito narra che il re di Tebe avesse promesso in sposa sua sorella Giocasta a chiunque fosse stato in grado di uccidere la Sfinge. Edipo, che è protagonista della storia, giunge come Harry a cospetto del mostro e quest'ultimo gli rivolge, almeno secondo una delle due versioni, un indovinello che era destinato a diventare molto famoso. Chi, pur avendo una sola voce, si trasforma in quadrupede, bipede e tripede? E cioè, quale animale al mattino ha quattro zampe, al pomeriggio ne ha due e la sera ne ha tre? Scommetto che conoscete già la risposta. L'indovinello che Harry risolve è ben diverso, e diversa è anche la reazione della Sfinge. Se nella saga la grossa leonessa donna si fa da parte e lo lascia passare, la Sfinge di Edipo esce di scena in modo assai più plateale. Secondo una versione si suicida gettandosi dalla rupe, secondo un'altra si automangia quasi per una strana legge del contrappasso dal sapore decisamente splatter. Probabilmente il mito greco ereditò la Sfinge dalla cultura egizia, dove era diffusa la credenza che monumenti di pietra, con il corpo mostruoso, quindi leonino o anche canino e la testa umana, proteggessero le piramidi dei grandi faraoni e augurassero loro una serena vita nel mondo dell'aldilà. Per questa ragione gli egizi costruivano le sfingi accanto alle piramidi, sagomando le loro facce secondo l'aspetto del faraone defunto. Almeno al principio, infatti, il volto della Sfinge non era quello di una donna, ma era maschile e fu solo in un secondo momento, in associazione con la dea leonessa Sekhmet, che la Sfinge divenne un mostro dal volto di donna. E tu? Conoscevi queste storie? Avevi mai pensato che la saga di Harry Potter, pur essendo un'opera per ragazzi, contenesse riferimenti derivanti da un passato così antico? E quale di queste vicende ti ha colpito di più? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video e ne approfitto anche per ringraziare in modo particolare Giulia, che mi ha aiutato nella ricerca del materiale e soprattutto delle pagine, dato che non avevo a disposizione i libri. Un saluto e alla prossima! Se ti è piaciuto il video, lascia un like o condividilo con chi vuoi e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Per gli altri contenuti e le novità, puoi seguirmi su Instagram, dove sono semplicemente Nuisia. Grazie e al prossimo video di Nupost!